Lettera agli Efesini, capitolo 6, iniziamo la lettura dal verso 10. Dio sia lodato. Amen. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo, poiché il combattimento nostro non è contro sangue e carne, ma contro i principali, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti, cioè nell'aria. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni. E da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, e anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo per il quale io sono un ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi francamente come conviene che io ne parli. Amen. Gloria al Signore. L'infaticabile, instancabile Apostolo Paolo. Veramente, fratelli, anche prima di conoscere il Signore, era un uomo determinato. Era un uomo pronto, di iniziativa, agiva d'istinto, agiva facendo il male, ma agiva con impeto, perché nella sua ignoranza era convinto di fare bene, ma con la sua conversione gli fu cambiato il cuore e la mente, fu chiamato al ministero e tutta quella forza di volontà che lui impegnava nel fare il male l'ha girata nell'opera del bene. E non si è stancato fino alla fine, non si stancava, fratelli, ne ha passato tante. Ogni tanto lui faceva un breve riepilogo e in percentuale credo che siano pochi nel corso della storia quelli che lo possono affiancare per le peripezie, le vicissitudini e tutte le difficoltà che ha incontrato. Poteva fare una vita tranquilla da convertito, dice: ora mi ritiro, ho sbagliato tanto, ho fatto tanto, mi sono mosso in maniera inopportuna, inappropriata, ho dispiaciuto al Signore, ho fatto tanto, ora è giunto il tempo che mi ritiri, che faccia penitenza. No, fratelli, non era questo il suo pensiero e non era neanche questa la volontà di Dio. Amen. Però vediamo che egli non si fermava davanti a niente e a nessuno. Perché? Perché? Perché sapeva in chi aveva creduto. Amen. E perché poté dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Amen. La vita che vivo ora nella casa
vita che devo continuare fino a quando il Signore mi chiamerà, la voglio vivere per la gloria di Dio. Amen. Anche il nostro pensiero questo. Il pensiero c'è. Amen. Gloria a Dio. Il pensiero c'è. Il proponimento c'è. Le forze che il Signore ce le aggiunga giorno dopo giorno. Ma chi ben inizia può avere il presupposto per andare avanti. Se manca persino il proponimento, dove si presenta la persona? Noi ora in Cristo siamo delle nuove creature e abbiamo conosciuto colui che ha dato la vita per noi. Siamo stati riconciliati con il Padre che ci ha amati anzitempo, che l'ha mandato per essere il nostro Salvatore, e ora siamo anche destinatari della presenza gloriosa della persona e dello Spirito Santo. Quindi abbiamo pieno accesso alla grazia, alla benedizione e alla comunione con le persone divine. Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi abbiamo l'obiettivo di testimoniare di Cristo e della salvezza alle anime perdute. Perché prima eravamo in quel numero, ma siamo stati messi fuori, appartati per il Signore. E ora da fuori, siamo attenti fratelli, da fuori, noi chiamiamo gli altri. Amen. Non dobbiamo partecipare ai peccati degli altri per ritrovarci impantanati nel fango del peccato nuovamente, col pensiero sbagliato di poter tirare fuori qualcuno. No, fratelli, noi da fuori parliamo del Signore agli altri. Come dire, tiriamo la corda a colui che sta naufragando. Come colui che si dibatte nella vita che sta per morire, gli prestiamo soccorso, come fece il buon samaritano a quell'anima che era ridotta in pessime condizioni, se ne è preso cura. Questo è compito della Chiesa, fratelli. Diceva Paolo nell'ultimo passaggio che abbiamo letto che lui era l'ambasciatore in catene. Però la parola di Dio dice altrove non è incatenata. Amen. Quindi la condizione fisica non pregiudica l'evoluzione spirituale. Amen. La condizione fisica, i limiti che abbiamo, i condizionamenti, le debolezze, le sofferenze, non pregiudicano lo sviluppo dell'opera di Dio. Siamo convinti, fratelli? Siamo convinti, perché non è forza nostra e capacità nostra. Noi anche con una voce debole possiamo dire una parola che smuove chissà quali condizioni e situazioni, perché l'autorità non è nel tono della voce, ma è nella parola divina che pronunciamo. Quindi anche una persona credente, una persona in fin di vita, fedele, può pronunciare una parola come quello che non ce la fa neanche a stare in piedi, ma pronuncia una parola, è una parola di fede, una parola di verità, una parola divina, e può salvare ancora le persone. Amen. Amen. Io sono ambasciatore in catena, Lord, ma mi prodigherò anche in queste condizioni per aggiungere i credenti, innanzitutto per avere comunione con loro e per fare in modo che l'Evangelo sia ancora divulgato. Questo deve essere il nostro proponimento, fratello. Gloria a Gesù. Noi quando iniziamo un nuovo giorno non dobbiamo pensare solo ai nostri problemi, che ne abbiamo tanti. Io non voglio essere insensibile, non voglio essere neanche un facilone, non voglio essere uno sprovveduto. La vita è travagliata, fratelli, abbiamo tanti problemi, tante situazioni difficili da gestire, il nostro stesso corpo,
fatto, abbiamo sentito, ha tanti acciacchi, tante debolezze, tante situazioni che non lo rendono efficiente, al pieno delle forze, ma il nostro deposito è ricco. Amen. Di preziosità celesti che attengono al regno di Dio. Vogliamo dire con entusiasmo, con fermezza, con determinazione che l'opera di Dio è perfetta. Amen. Fratelli, noi siamo dentro l'arca della salvezza. Grazie. E nessuno ci potrà fare del male se rispettiamo le condizioni che ci pone il Signore. Amen. Se noi siamo nella volontà di Dio, il Dio è fedele alla sua parola. Amen. Ma se noi sfuggiamo, se noi ci distraiamo, se noi disubbidiamo, se noi ci inoltriamo in posti dove non c'è il beneplacito divino, fratelli, noi ne porteremo le conseguenze. Vi voglio ricordare la figlia di Giacobbe, Dina, che era una ragazza curiosona, una ragazza che si guardava troppo attorno, era richiamata da tante distrazioni di coloro che circondavano il suo accampamento e si avventurò, uscì, raggiunse un territorio che non gli apparteneva, un ambiente che non era suo. Lì non poteva essere protetta perché stava eludendo i confini della protezione e dell'assistenza patriarcale e familiare. Si era allontanata e subito il pericolo che incombe l'ha colta e fu una situazione difficilissima in prima persona per lei, ovviamente, ma anche con ripercussioni per tutta la famiglia. Stiamo attenti, fratelli, a non essere causa dei nostri mali e dopo essere stati causa dei nostri mali, coinvolgere anche i familiari. Stiamo attenti. Abbiamo sentito che dobbiamo essere equipaggiati. Ribadisco che l'opera di Dio è perfetta e che se uno sta alle condizioni del Signore è al sicuro. Al sicuro. Lo ridico ancora in maniera forte. Chi sta nella volontà di Dio è al sicuro. E qui ci dice che ci dobbiamo fortificare nella forza del potere divino e rivestire la completa armatura. C'è un'armatura che equipaggia il guerriero, un'armatura che lo rende invulnerabile, però se la indossa tutta, se la indossa completamente. L'armatura del Signore, fratelli, non la possiamo indossare parzialmente. Ci sono dei credenti, noi ce ne rendiamo conto nella cura pastorale, ce ne rendiamo conto quando abbiamo questa attività interlocutoria, che non abbracciano pienamente la volontà di Dio. La volontà di Dio è buona e piace e tanti sono affascinati, sono attratti, però con riserva. Si riservano qualche cosa, hanno delle clausole di riserva e non si può servire Dio con le riserve, fratello. L'armatura è perfetta e se noi la indosseremo completamente, noi saremo in Cristo vincitori. Amen. Ma se noi diciamo
tutta quanta non ce la faccio, ne prendo una parte. Mi piace la spada, i calzari ci vogliono, l'elmo forse pure, ma lo scudo non ce la faccio. Che so, la corazza e così via. Abbiamo letto la descrizione metaforica, allegorica, per analogia, per raffigurazione di quali sono le parti che comprendono l'armatura del guerriero e che lo rendono idoneo per andare alla battaglia. Ma se nell'armatura dimentichi una parte, non sei più invulnerabile, ma ti lasci scoperto e il nemico ti attaccherà proprio nella parte di scopertura. È chiaro, fratelli? Amen. Penso che non sia di una difficoltà di comprensione. E così vediamo che dei credenti, non possiamo dire che non lo siano, ma sono credenti con riserva, credenti con le riserve, credenti parziali che non sono in grado, tanti che frequentano le chiese non sono in grado ancora di affrontare i combattimenti spirituali. Gloria a Dio. Mentre ogni credente deve essere in grado di affrontare il combattimento spirituale, che non è contro gli uomini ma è contro le forze malefiche. Ogni credente deve essere capace, equipaggiato, di affrontare il combattimento spirituale. Dio conceda grazie a tutti, fratelli, altrimenti ci saranno tanti feriti, altrimenti ci saranno anche dei morti, dei vinti. E invece il popolo di Dio deve essere un popolo di vincitori. Amen. Un popolo che vince perché segue colui che ha vinto. Amen. Cari fratelli, care sorelle, vogliamo veramente seguire la parola di Dio, l'insegnamento della parola di Dio. Io vi invito a tutti quanti, non solo i giovani ma anche quelli di mezza età e persino le sorelle che siete avanti negli anni, rileggiamo tutti questo passo quando saremo nella nostra casa e facciamone oggetto di meditazione e vediamo se noi siamo coperti dell'armatura o ce ne manca una parte. Gloria a te, Signore. Ognuno si rende conto se è completamente rivestito dell'armatura o è scoperto in qualche parte. Sappi che il diavolo non avrà compassione, non avrà pietà, ma ferisce e poi ulteriormente aggredisce. Quindi la resistenza iniziale è quella che ti mette in salvaguardia. Amen. E alla resistenza iniziale devi continuare a resistere. Amen. Perché dice la scrittura: resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Amen. Fino ad altra occasione si ripresenterà, ma noi vigilando saremo sempre nelle condizioni per poter combattere. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Credo, fratelli, che questo passaggio, senza scendere nei dettagli dell'armatura, ci voglia dare un forte incoraggiamento e ci voglia dire a tutti quanti che nel Signore abbiamo la sicurezza della sua protezione e abbiamo anche la sicurezza per poter affrontare con le adeguate armi ed equipaggiamento quello che si presenta sul nostro cammino. Amen. Nessuno in sincerità, in verità, potrà dire: il Signore mi ha lasciato allo scoperto. Nessuno potrà dire a Dio: mi hai abbandonato. Ma nella sincerità del proprio essere, riguardando la propria condizione, la propria situazione personale, deve vedere che si trovava scoperto
Gloria a Dio. Ed è stato colpito. Amen. Fratelli, il Dio ci chiama questa mattina a essere soldati nell'esercito di Dio. Amen. Il Dio ci chiama a essere guerrieri per le battaglie dell'Eterno, a combattere per il regno di Dio. Amen. Possiamo essere tali, fratelli? Amen. La parola è arrivata. E anche prima della predicazione una parola ci è giunta stamattina. Ognuno ne faccia tesoro. La parola ulteriormente ci vuole rassicurare, ma anche avvertire. Stiamo attenti a non trascurare la volontà di Dio, perché altrimenti non sarà colpa del Signore, la cui opera, lo dico per l'ennesima volta, è perfetta. Amen. Ma sarà colpa da debitare a noi stessi per un incauto comportamento, per la disavvedutezza. Ma ricordiamoci che in ogni caso facciamo in tempo a ricorrere ai piedi del Signore. Amen. A dire: Signore, aiutami. Signore, sono stato uno sprovveduto, sono stato un disavveduto, sono stato uno corto di mente, come dice l'inno, ma aiutami, io vengo a te così qual sono per migliorarmi. Intervieni nella mia vita e fai che io non affronti un solo giorno senza la giusta armatura. Indossarla giorno dopo giorno. Fratelli, vi richiamo la mente, oltre che a me stesso, anche a voi, il passo di Neemia nel capitolo 4, quando c'era la costruzione in atto e sapevano, erano consapevoli, c'erano i nemici che all'improvviso potevano venire, e dice: con una mano lavoravano e con l'altra portavano l'arma. E poi dice: la notte non si spogliavano nemmeno. Non dico che non mi dovete mettere pigiama, che non mi dovete mettere comodo, fratelli, non sto dicendo questo, ma dobbiamo capire, in quel caso bisognava alla lettera rispettare che non si dovevano spogliare veramente, fratelli. Io sono stato un militare e è capitato anche a me di dormire vestito. Ma non è questo il caso dei credenti. La notte possiamo metterci comodi nel nostro letto, ma spiritualmente parlando ricordiamoci di essere sempre vigilanti. Amen. Vigilanti, perché all'improvviso si può essere attaccati di giorno e di notte. Il Signore è buono, fratelli, e ci illumina, ci avvisa per tempo, affinché nessuno poi rimanga confuso, smarrito, vittima delle situazioni, perché la sua parola è chiara ed è una lampada al nostro piede e una luce sul nostro sentiero. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Amen.